Di Bella Sicilia, qui abbiamo delle triglie che andremo a fare infarinate e fritte. E qui abbiamo dei dentici gibuti che andremo a fare o arrosto o a forno. E invece abbiamo degli scampi, abbiamo degli involtini panati di pesce spada con ripieno di pesce spada. Qua abbiamo qualche gambero rosso, tonno rosso, qualche seppia. Siamo riusciti a capitarle di fortuna per proporle arrostite. Qua abbiamo il gambero bianco, conosciuto anche come il mezzo gambero qui a Caronia. Qua abbiamo i franceschini, che sono le seppioline. Queste sono amatissime dai bambini per quanto riguarda la frittura. E qui abbiamo invece delle triglie, un po' più piccoline, queste qua andremo a fare farina del fritto. Queste sono le triglie locali? Sì, questo qua locale, e i dentici pure qua, che si possono proprio dentici di Caronia. Ecco, allora, abbiamo detto che le triglie vengono cucinate in maniera semplice. Sì, in maniera semplice. Questo qua si può fare anche un carpaccio di triglia. Ora magari vi farò vedere pure, proponiamo pure un bel carpaccio di triglia con emulsione all'olio di oliva, limone e capperi, in caso lo andiamo a fare al volo. E poi per il resto qua abbiamo, andiamo da frittura, le seppie pure, le proponiamo pure fritte, e il tonno qui, questo qua già è stato abbattuto, quindi andremo a fare le tartare. E una parte verrà fatto poi scottato e servito con rucola, scaglie di parmigiano e glassa di aceto balsamico. Quindi qui abbiamo degli involtini già pronti per essere... Sì, questi qua sono gli involtini di pesce spada. Si fa il carpaccio di spada, poi si fa il... si prepara il ripieno. Cosa abbiamo messo nel ripieno? Nel ripieno abbiamo pesce spada, un poco di mollica fresca per legare, e poi un pochino di aromi, di erbe, di odori, un po' tutto. Stessa cosa in quelli panati, che però hanno la versione panata.